pure. Vai. Con la presentazione. Ciao, buonasera. No, non mi piace. Vai. Ciao, sono GP Mucci. Anzi, siamo GP Mucci. GP Mucci era il nome che usavo su internet quando frequentavo i forum e preparavo motociclette. In realtà GP Mucci sta per Gian Paolo Mucci, che è il mio nome. Adesso GP Mucci siamo io, mio figlio Michele, mio figlio Massimo, che siamo artigiani appassionati e produciamo da circa 3 anni parti speciali per motociclette d'avventura. Soprattutto la T7, ma in linea di massima ci stiamo approntando a creare parti per tutti i grossi bicilindrici d'avventura. Allora, innanzitutto ho lasciato la felpa buona a casa, per cui ecco, il mio figlio non mi sgrida. Perfetto, allora siamo qua questa sera perché voglio presentare un prodotto che stiamo già, magari avete già visto perché stiamo commercializzando da circa 3 mesi, però non l'abbiamo mai ufficialmente presentato, per cui adesso ve lo faccio vedere. Da-da! Questo è il paracoppa per la T7 World Raid. Fine. Ta-da! Anche lui è il paracoppa, è il Thor per il T7 World Raid. Allora, perché 2 paracoppa per la World Raid? Per un motivo molto semplice, che io ho fatto questo e secondo me questo era il paracoppa giusto per la World Raid. Andava bene, ma in moltissimi e molti di voi mi hanno chiesto un paracoppa che fosse chiuso fino in cima e che ricordasse di più gli altri Thor. Quindi in questi giorni ci siamo messi al lavoro e abbiamo creato questo, che arriva fino praticamente al radiatore. E va bene, a me piacciono tantissimo tutte e due e sono entrambi super robusti e molte parti sono pressoché identiche. Prima di spiegarvi i dettagli dei 2 paracoppa, volevo parlarvi un attimino della World Raid, dire cosa penso della World Raid. E innanzitutto io ne ho qua 2, devo dire che è una motocicletta che, uno, è bellissima, io penso che sia forse la più bella motocicletta che è in commercio, secondo i miei gusti, mi piace veramente molto. L'ho provata, va molto bene, avevo il timore fosse pesante rispetto alla T7 standard, invece devo dire che non si sente la differenza, io l'ho anche pesata ed è più leggera di quello che credevo che pesasse. In realtà non mi fido mai delle dichiarazioni delle case o degli articoli stampa o robe così, per cui quando mi arriva qua una moto io la peso e so esattamente quanto pesa, è leggera. Quello che avevo qua con lo scarico completo aftermarket a Krapovich, l'ho pesata, era 210 kg col serbatoio quasi vuoto, è un peso eccezionale. Io ho pesato nelle stesse condizioni l'Africa Twin 1000 oltre i 240 kg, quindi è un bel peso. Devo dire che nella guida l'ho trovata rispetto alla mia T7 standard più comoda, e essendo che è molto larga davanti sia il serbatoio ma anche il cupolone, permette delle velocità di crociera più elevate rispetto alla T7 standard, è più comoda per viaggiare a livello aerodinamico, molto più comoda. Io lo trovo una moto molto molto interessante, credevo di no, e invece mi è piaciuta molto. Il motore è classico CP2 Yamaha, che per me è eccezionale, è molto corposo pur non avendo tanti cavalli, è una bella motocicletta, ti fa venire voglia di partire per ogni dove. Se dovessi comprarne una adesso, non so se comprerei la standard o la World Raid, perché mi piacciono entrambe. Allora, innanzitutto, vabbè, questo è un Thor, usa tutta la nostra esperienza dei paracoppa precedenti, è veramente un prodotto di successo, non abbiamo avuto problemi con quel tipo di prodotto. Allora, questo per me era il paracoppa definitivo per la T7, vi spiego perché. Perché la World Raid è una motocicletta che è molto chiusa, ok? C'ha questi serbatoi e plastiche che vanno e arrivano proprio a toccare, praticamente a sfiorare questo paracoppa, e il motore standard della T7 è un motore che scalda, cioè d'estate quando voi siete fermi nel traffico oppure in una pietraia il motore scalda parecchio. E abbiamo visto già con i T7 normali che è meglio lasciare un'ottima ventilazione del motore.
Per questo abbiamo lasciato completamente aperto qua davanti, proprio per permettere a quanta più aria possibile di entrare. Non vi fate trarre in inganno, la moto da corsa, quella che ha vinto la Eco Race con il grande Botturi, ha un paracoppa quasi chiuso sotto, però quella motocicletta lì non ha il sistema di raffreddamento della moto standard, ha un sistema di raffreddamento completamente differente su cui ha lavorato anche la Monza Tech e possono permettersi certe soluzioni. La motocicletta standard è meglio se viene lasciata respirare, ma in moltissimi volevano comunque un paracoppa chiuso fino in cima per timore tipo che dei sassi possono entrare in questa zona o fango, visto che alcuni di voi sono scalmanati, usano la moto in maniera esagerata, magari riempite di roba qui il motore, che dopo è ancora peggio. Allora abbiamo lavorato sulla linea, una linea più vicina ai Thor classici. In realtà i nostri Thor sono super ventilati, come vedete è praticamente tutto aperto, anche questo qua, in pratica questo qui è comunque aperto, no? E quindi di base abbiamo creato quest'altro, che è una linea completamente differente, quindi, ma io non vi posso dire questo è meglio o questo è meglio, questo fa passare ancora più aria, questo è un po' più protettivo, a livello di robustezza sono la stessa cosa, sono dei veri e propri carri armati, quindi ma secondo me si tratta di vederli in foto e prendere quello che vi piace di più. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che il Thor è un paracoppa robustissimo e noi siamo partiti dalla scelta dei materiali. L'alluminio di cui è fatto è l'alluminio perfetto per questo utilizzo. Noi lavoriamo la Mirati, al di là della passione per le motociclette, lavoriamo la Mirati come professione dai primissimi anni 90 al 90. Quindi un pochettino di esperienza ce l'abbiamo. Gli spessori del Thor sono 3 mm il frontale, 3 mm i fianchi, di questo alluminio molto duro, e 5 mm il fondo. La sua forma gli dà una robustezza notevole. È completamente saldato, è saldato esternamente a mano, a TIG, per avere controllo su ogni passaggio della saldatura. Internamente viene la parte frontale tutta saldata, è una saldatura diversa, è una saldatura MIG per apportare più materiale possibile. È molto robusto, anche in queste zone ci sono dei cordoni molto spessi di saldatura, si arriva fino a 1 cm di spessore. Questo per dargli una robustezza notevole. La seconda caratteristica che volevamo che avesse il Thor era la ventilazione. I Thor fanno passare un sacco di aria. La T7 non ha bisogno di essere chiusa là sotto o sigillata, perché il motore deve poter respirare, deve poter raffreddarsi. L'altra cosa del Thor ovviamente è la linea. Saremo capaci di fare un paracoppa semplice che faccia il suo lavoro. I nostri paracoppa devono essere anche belli, cioè la T7 è una moto bellissima. La linea è proprio il suo pregio, mettergli una specie di pentola là sotto è una cosa che non potrei mai fare, quindi cerchiamo di fare un prodotto che valorizzi la moto, che non la rovini, ecco. Poi ci sono alcune parti della T7 che devono essere particolarmente protette, per esempio la zona del cavalletto. La zona del cavalletto, sia la T7 World Raid che la T7 Standard, hanno il cavalletto molto esposto. E questa curva, che viene anche saldata dentro e fuori, ha lo scopo di proteggere il cavalletto. Nelle prime T7, dove i cavalletti non erano protetti, alcuni strapparono via tutto il cavalletto per urti con pietre o alberi. Il leveraggio della sospensione posteriore del World Raid, di tutte le T7, è molto esposto. Noi abbiamo creato questa protezione in materiale plastico, deve essere flessibile in modo tale che un urto contro una roccia o un albero o cose di questo tipo permetta di proteggere il leveraggio della moto, che altrimenti verrebbe ridotto in malo modo in poco tempo. Che dire, a noi i nostri prodotti piacciono, ovviamente non li facciamo solo perché li vendiamo, li facciamo perché ci piacciono, altrimenti non metteremo tutta questa cura in trovare soluzioni assurde.
per fare dei prodotti che alla fine siano belli sulle vostre moto. Scusate se sto facendo un video con un Thor che sembro depresso o robe di questo tipo qua, è che sono le 6:30 di sera e sono è da stamattina alle 6 che sono di là a saldare e ho fame. Quindi mio figlio mi sta obbligando a fare, mi sta maltrattando. E coffee break, signori! Vabbè, ho preso un caffè e mi sono ripreso. Allora, mi sembra giusto spiegarvi un attimino qual è la nostra filosofia di lavoro, come viene sviluppato un paracoppa. Allora, innanzitutto io penso come se la moto fosse mia, no? E nel caso della T7 è proprio mia, però nella World Ride non ho una World Ride, ma io ragiono come se la moto fosse mia. Io cerco di andare a creare un oggetto senza compromessi, quindi deve essere robusto, più robusto di così non serve. Questo per me va bene così. E con l'estetica io non scendo a compromessi, io cerco di fare una cosa che certo è personale. Ho buttato via paracoppa che a altri piacevano perché semplicemente a livello estetico non mi piacevano, deturpavano la linea della motocicletta. Quindi noi partiamo proprio da un punto di vista di onestà. Io cerco di fare una cosa che io comprerei. Se io non la comprerei non la metto neanche in commercio. Quindi questo qui è un pochettino la nostra filosofia di lavoro. Per quanto riguarda i colori, noi continueremo a produrli in alluminio naturale e due tipologie di nero. Abbiamo un nero semi opaco e liscio e un altro texture che è leggermente ruvido. A noi piace molto quello ruvido, però sappiate che non si attaccano gli adesivi. Come prezzi di vendita, diciamo che questo costerà leggermente di più rispetto a questo perché c'è qualche un po' di lavorazione in più. Come peso pesano praticamente identici e anche come robustezza sono pressoché la stessa cosa. Vi cercheremo di postare più foto possibili, prendete quello che vi piace di più e che ritenete più idoneo al vostro utilizzo. Per esempio, se facessi molta Africa o climi caldi, prenderei questo, ok? Se invece siete dove ci sono rami, sassi e cose di questo tipo, prenderei questo. Però onestamente entrambi fanno il loro lavoro, prendete quello che vi piace di più. Ciao, buona mangiare. Vaffanculo, sempre per sbaglio. A posto, va bene. Ciao, buonasera. No, non mi piace. Vai. Vai.